E belli ragazzi, come state? Spero bene. Eccoci qua, ritornati sul mio canale YouTube. Come potete vedere, in questo periodo, raga, stanno uscendo veramente tanti video di GTA e non più di Rainbow e di altre robe. Sì, raga, Rainbow l'ho un po' lasciato stare. Infatti avete visto che non vi ho più portato Rainbow, vi ho portato COD. Poi sono passato a GTA. GTA, ragazzi, mi ha veramente preso tanto. E infatti ci ho traiardato e nerdato. Tanto siamo in quarantena, non abbiamo nulla da fare. Vabbè, già, giochiamo un po' a GTA. Mi ha veramente preso tanto, non si spostare visuale, mi ha veramente preso tanto e niente, ovviamente devo avviare il video che piove, grazie, mondo di GTA, grazie. Allora, raga, come potete vedere oggi nel titolo che ho messo in questo video ho scritto che ho fatto un po' di shopping. Sì, allora, adesso ho 4 milioni e 323 mila dollari. Sì raga, cioè, mi sono fatto tipo 1 milione con anche il bunker e altre robe. Tipo questa cosina qua che ho comprato adesso, l'ultimo acquisto che ho fatto. E niente raga, praticamente ho fatto 1 milione. Ho un po' nerato su GTA. E niente raga, 1 milione me lo sono fatto oggi. Dopodiché raga, cosa facciamo quest'oggi? Vi farò vedere quello che ho comprato, quello che ho fatto, e vi farò vedere cosa andrò a comprare. Però ovviamente raga ci vuole un po' di suspense, quindi raga quello che andrò a comprare lo farò a fine video. Cerchiamo di essere più veloci possibile. Questo qua è un completo combat, raga, veramente forte, resiste a un botto di colpi e l'ho pagato tipo sui circa 180.000 200.000 dollari. Veramente costoso, però protegge un sacco. Ed è un po' moddato, diciamo, glitchato, diciamo, perché comunque ho messo le ribifere e gli occhiali che in teoria non si potrebbero mettere, però sono riuscito a metterli io. Poi se mai un giorno vi faccio un video e vi insegno come si fanno sti completi così. Allora, come potete vedere, raga, ho comprato, scusate, sono entrato una crew di Porkmots, uno youtuber che penso lo conosciate. Se non lo conoscete, raga, trovate la scritta del suo canale dietro la mia schiena, e questa qui in verde, e raga, niente, passate dal suo canale. Comunque, questo qua è il laboratorio della cocaina che ho preso per farmi un po' di soldi. Adesso sono veramente a zero, questi qua stanno ancora lavorando ma non lo sanno che non c'è un cazzo di scorte. Poi successivamente andrò a prendere altre scorte, eccetera. Comunque, mi sono preso questo stabilimento che è quello meno costoso, più costoso, scusate, che ci sia in commercio. E niente, raga. Togliamoci comunque da questo MC, raga. Ci mettiamo in CEO, che siamo eleganti, siamo dei signori quest'oggi perché siamo ricchi. E mi tolgo pure questo completo da combat, anche se è un completo combat figo. Vabbè, comunque allora, chiamiamo il nostro Buzzard e andiamo fino al prossimo acquisto che ho fatto. Raga, vi farò vedere che fra un po' di tempo, non so quando avrò i soldi, che riuscirò a farmi i soldi, mi andrò a prendere il Cangiali. Sì, raga, il Cangiali, mi sono innamorato del Cangiali. È veramente una bomba il Cangiali, perché è un Rhino 4000.0, cioè raga, è veramente OP quel carro armato. E penso che Oppressor con Cangiali sia la combo perfetta su GTA Online per uccidere una persona. E quindi niente raga, sarà il prossimo acquisto che farò di sicuro. Poi vi comprerò la Ramp Buggy e tante altre cazzate varie, però Ramp Buggy, cioè l'Oppressor e il Cangiali sono i primi punti che non andavo a prendere. E niente raga, andiamo adesso al prossimo acquisto. Poi secondo me i prossimi acquisti che ho fatto voi lo capirete, l'acquisto che andrò a fare oggi insieme a voi lo capirete, perché comunque c'è, cioè, bisogna avere queste cose per comprare quello a fare. Allora, in teoria lo dico già ora, dai, ve lo spoilerò ora. Allora, andrò a comprare l'Oppressor MK2, che tutti ce l'hanno nel 2020, ma ovviamente io, essendo che sono rango 87 e rango alcune volte si bugga pure, io riesco a non avercela, raga. E niente, alcune volte, raga, non so se avete visto lo scorso video, ma c'era tipo uno che era a livello 20 e poi è cambiato a livello 100, e questa stessa cosa alcune volte succede con me. Ed è un bug che è successo anche su COD molte volte. Va bene, comunque, come potete vedere, raga, ho comprato uno dei nightclub più costosi di GTA Online.
ovviamente io l'ho comprato il giorno prima che uscissero gli sconti. Comunque, di cosa sto parlando, raga? Di questo Nightclub che ho pagato una bellezza di 3 milioni e 100, raga. E sì, raga, i miei 3 milioni e 100 buttati via nel cesso. Cioè, un giorno fa dicevo, cazzo, 3 milioni e 100 migliori spesi nella mia vita. Ma poi guardando, giocando un po', ho visto che l'ho buttati veramente via, raga. Perché comunque, sta cazzo di canzoncina di GTA mi ha un po' rotto il palle. Allora, stavo dicendo che il Nightclub ci ho speso in tutto modifiche di bellezza, ma alla fine non serve un cazzo, raga. Infatti ho pure la popolarità bassa perché non c'entrano un bel po'. Però il Nightclub mi serviva per comprare poi il Terabyte. E il Terabyte mi serviva per modificarmi l'oppressor. Quindi ora cosa succederà? Vi faccio vedere un po' l'interno del Nightclub. Vi faccio vedere un po' quello che si può fare con il Nightclub. Veloce, raga, molto velocemente. Hey boss. Hey boss. Questo qua è la mia guardia del corpo preferita perché mi saluta ogni volta che passo. Salutami, pezzo di merda. Welcome back home, boss. Ecco, grande. Va bene, comunque, cioè ho speso tipo $100,000 per prendermi i Tale of Us, che sono i migliori, secondo me, i migliori DJ. Poi ho speso non so quanti soldi per prendermi la macchina del fumo, che non ho mai visto funzionare. Adesso forse sta funzionando, ma cioè, raga, veramente non si nota per un cazzo, non, cioè, soldi spesi veramente tanto. E poi ho preso le luminarie queste qua e il colore viola, che secondo me in una discoteca, cioè, ci può stare questa colorazione. Le altre mi facevano un po' anguscia, diciamo. Sì, la popolarità è vera. Oddio mio, raga, la popolarità fa schifo, è proprio al minimo. Io dopo andrò ad alzare un po'. Comunque, raga, cioè, i soldi si farmano da soli, le casse si farmano da sole dei vari stabilimenti. Io mi sono preso tre schiavi per farmi fare le casse. E niente, li schiavizzo per farmi produrre le casse. Nel frattempo, raga, non perdiamo tempo perché presto ci metterò un po' ad arrivare. Quindi, raga, cosa facciamo adesso? Andiamo, come vedete, ho comprato anche il Terabyte. Andremo a comprare subito l'oppresso. Ho sbloccato il prezzo speciale d'oppresso facendo le 5 missioni del Terabyte. Adesso poi vi andrò a parlare pure di questo. Andiamo a mettere dentro il Terabyte così lo posso modificare. E niente, 2 milioni che, quasi 3 milioni che se ne vanno, perfetto, ce ne vanno 1 milione e 3, perfettissimo, porca... Allora, un attimo, sto morendo, scusate raga, sto morendo. Allora, adesso vi porterò a vedere un altro acquisto che ho fatto, oltre al Terabyte, eccetera, che diciamo che comunque è un acquisto veramente buono, raga, per me è veramente buono, perché è un blindato che serve sia per vendere le merci del Nightclub, mi raccomando, sia per vendere le merci del Nightclub che per muoversi. Non potete chiamarlo tramite il meccanico, ma vedete là che bestia che è. Non lo potete chiamare tramite il meccanico, però comunque, diciamo che è una bestiolina, raga. Cioè, c'ho una clip, raga, divertentissima, che poi magari ve la carico nel canale, che ho fadato con questo coso. Però vabbè, ha una minigun sopra e ha le mine di prossimità. Ha un'accelerazione che è wow, cioè al massimo. I freni sono un po' bassi, ma tranquilli, non serve un cazzo. Alla fine alle curve si dà dritto e ai retellini si va storti. E niente, raga, questo qua è il furgoncino, ci avrò speso tipo, non so, mezzo milione, anche più. Cioè, il furgoncino normale ce l'hanno gratis, poi le modifiche ce le dobbiamo pagare noi, ovviamente. Va bene, raga, qua ci sono i miei schiavi che lavorano. E va bene, andiamo sopra, raga, andiamo nel garage del Terabyte. E niente, raga, volevo dirvi un botto di cose, ma me ne sono già dimenticate la maggior parte. Allora, volevo dire che adesso andremo, appena arriva la pressa, andiamo a modificarla. E niente, il Terabyte non l'ho modificata, sinceramente, perché comunque ho il centro operativo mobile, che secondo me è molto, molto meglio, perché ha una cazzo di torretta P. E... sì, no, in realtà, se andiamo a pensare, è meglio il Terabyte, perché comunque ha molte più cose, più piccolo, manovabile, eccetera. Però, raga, cioè, sinceramente preferisco il centro operativo mobile, cioè non vado a spendere soldi per questo. Ah, è già arrivato, perfetto, non dobbiamo stare neanche a fare un taglio nel video, perfetto, raga. Comunque, raga, ho fatto un po' di missioni del magazzino veicoli, delle esportazioni import-export del CEO. Ho fatto milioni anche con quello e niente, raga.
Allora, eccola qua, che bella. Dio mio, quanto t'ho desiderato. Sei nelle mie mani ora. Comunque, aspetta, non me la fare guardare. Tu non mi rompere le palle. Allora, stavo dicendo, mi prego, non me la fate guardare. Va bene, allora. Mi sono fatto veramente tanti milioni con l'esportazione veicoli. E niente, raga, però va bene, lasciamo perdere. Veramente, vedendola mi sto emozionando tantissimo. Basta, andiamo a modificarla. Ok, si modifica così. Armature. Allora, il terabyte mi è costato in totale. Contromisure. Il terabyte in totale mi è costato 1.100.000 con l'officina. Perché dovete prendere a parte anche l'officina. Allora, ciuff. Impiega ciuff per impedire l'agganciamento da parte dei missili. Capienza 10. Impiega. Impiega i flare per deviare i missili. Deviare. E qua è impedire. Qua ce ne sono. Ma sì, raga. Chaff secondo me è meglio. Poi c'è fumogeno. Vabbè, facciamo i chaff, raga. Sì, impedisce. Va bene. Facciamo i chaff, raga. Secondo me è meglio. Blocco motore. Motore. Ma è più bello così, dai, raga. Regolazione motore. Motore livello 4. Poi luci. Xeno. Figurati se la mettiamo. Livrea la modificheremo. Proiezione sim. Verniciatore dopo. Armi. Ovviamente missili guidati, raga. Mitragliatrice esplosiva, quella del P99 laser, là, e altri jet. Però, raga. Cioè, l'ho comprata proprio per quello, raga. Cioè, le cazzo di missili guidati che sono una roba fantastica. Andiamo a vedere invece il verniciatore. Andiamo a mettere sim block view innanzitutto, che ci sta sempre. Il cromato. No, non ci sta. Classico, no. Vediamo il crew come sta. Ma ci sta, è carino. Ci può stare, dai. Va bene, raga. Cioè, metallizzato anche. D'oro, che figa. D'oro bellissima. Bella, mi piace. Metallizzato. Vabbè, raga, io direi che ci vediamo alla fine. Quando l'ho modificata tutta, dai. Ci vediamo alla fine. Già lo resin ci sta benissimo come pearlescent. Ok, simbolo che ci abbiamo messo. Perfetto. Bah, io raga, allora, direi che abbiamo fatto tutto. La livrea, la livrea. Qua c'ho brutte bruccate. Quella il bunker. Oddio, cos'è sta cosa? Oddio, che brutto, no? Non voglio più vederla. Cos'è sta cagata? Cos'è sta cagata? No, sembra sporca. Carina, ma no, cioè me la sporchi, cioè. Ci potrebbe stare questa, eh? Moderna pentacolare. No. È questa carina. Ci può stare, cioè sei tipo invisibile. Pari proprio, non ti vede nessuno. Ok, quindi. Allora, la mimetica invernale mi piace anche questa. Dobbiamo decidere, raga, fra la mimetica invernale o. Anche questa è carina, raga. Aerografata no. Questa qua carina. Pentacolare era. No. No. Questa qua ci può stare. Pentacolare così. Pentacolare così mi piace. È carina. Pentacolare, raga, mi sa, sai. Sì, spettacolare. Va bene, raga, ci siamo. È ora di. Vendimi da 1.900.000, buono. Raga, mi sa che ci siamo, sì.
Dovrebbe essere. Esci dall'officina. Esci. No, ok. Perfetto, raga. Cioè, perfetta, raga. L'ho modificata al massimo ed è una bestia. È veramente una bestia, raga. Allora, quindi, col Terrobyte ho sbloccato il prezzo speciale facendo 5 missioni del. Oddio, mia che morir io. Raga, quindi niente. Cioè, fai 5 missioni del Terrobyte e sblocchi il. Come cavolo si chiama? Sblocchi il prezzo speciale dell'Oppressor Mark 2, che è 2.900.000 invece che 3.900.000. Mi conviene farlo. Io ho fatto soltanto le missioni della rapina dei clienti, della rapina. Guadagnavo tipo 30.000, 50.000. È un buon prezzo. Peccato che devo farla una ogni 20 minuti, 30 minuti. Però va bene, raga. Adesso è ora di. Ok, lancio chaff con freccetta destra. Va bene, è ora di provarla, raga, dai. Ok, il turbo con X, il chaff. Porco giù, la calma. Ok, ricaricano un po'. Secondo me i flare servono tipo per farti andare i cosi via, cioè per non farti prendere. Questi qua proprio li annienta, penso. Ci sta. Vediamo un po', raga. Allora, in strada quanto aggiunge? 129, si aggiunge 129, raga. E non cade, non cade, cioè posso sbattere dappertutto. Però l'unica cosa, raga, che in come cavolo si chiama, in acqua, raga, perdo. Allora, in aria perdo potenza, arrivo a 107 di massima, 108. Però comunque, raga, devo aspettare prima di far ricaricare il turbo. Comunque in acqua, raga, non. Cioè potete fluttuare sopra l'acqua, ma non è come la Deluxe che va sotto. E dovete pagare l'assicurazione. Proviamo i missili. E ho sbagliato tasto. È abituato al cruiser. Allora, stavo per dire, io mi suiciderò di sicuro con questa cosa perché mi sparerò i missili sotto il culo. E effettivamente. È successo così, porca vacca. Quindi, raga, niente. Questo episodio dove abbiamo speso milioni, miliardi, eccetera, raga, fate voi il conto di quanti soldi ho speso per fare tutte queste cose, per comprarmi un oppressor. Ne ho spesi veramente tanti. Il prossimo acquisto sarà il Kanjari, raga. E niente, raga. $10.000, porca giuda. Vabbè, raga, ci vediamo alla prossima. Vi saluto e bla bla bla. Vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale se siete nuovi. Ci vediamo.